L'eroina è un derivato per acetilazione della morfina, un componente dell'oppio. Viene ricavato dal papaverum somniferum. La storia dell'eroina è molto simile a quella delle altre droghe. Prima era un medicinale, scoperto per la prima volta dalla Bayer alla fine dell'Ottocento. Pensate che lo usavano per curare la tosse e altri piccoli disturbi. E guarda caso, all'inizio del Novecento divenne il medicinale più diffuso. Fosse grassa, eroina. La tosse è passata. Eroina è da sempre con te per combattere la tosse grassa. Attenzione, può causare assuefazione, costipazione, morte, voglia di rubare, di prostituirsi per andarsi a comprare la dose, praticare l'inizio di lavoro, insomma in Israele di sotto di 12 anni. L'ultimo paese a renderla illegale fu il Portogallo nel 1962. L'eroina può essere iniettata, mangiata, fumata e sniffata. Le dosi sono molto variabili in base alla assuefazione dell'individuo. Si va da un minimo di 5-10 mg le prime volte ad un massimo di 60 mg per i tossici persi. La dose letale è all'incirca sui 100 mg. L'effetto è comparabile ad un orgasmo che coinvolge tutte le cellule del proprio corpo, susseguita ovviamente da una pace interiore assoluta. Gli oppiacei agiscono sui neuroni in profondità nel cervello, facendo rilasciare dopamina ai neuroni dopaminergici. Questi neuroni dopaminergici sono perennemente tenuti sotto controllo dai neuroni inibitori. Gli oppiacei agiscono proprio su questi neuroni inibitori, annullandoli, e consentono così a quelli dopaminergici di agire all'impazzata. Inibire l'inibizione equivale a stimolare. Il modo naturale in cui questo processo avviene è tramite il rilascio di oppioidi naturali, quelli che abbiamo nel nostro corpo, le endorfine. Gli effetti collaterali dell'eroina sono migliaia. A parte l'ovvia assuefazione e la dipendenza psicofisica, abbiamo tonnellate e tonnellate di effetti indesiderati: perdita di denti, osteoporosi, disfunzione erettile, perdita della libido, stitichezza, apatia, ascessi, costipazione. Nella tabella della pericolosità delle droghe, in base al loro uso, la troviamo al primo posto. Ovviamente al pericolo insito nella sostanza si aggiunge anche il pericolo del taglio. Non vi venderanno mai dell'eroina pura. Il taglio, in parole povere, è l'aggiunta di altre sostanze per aumentarne la quantità e quindi venderne di più. Le sostanze di taglio dell'eroina sono molte: paracetamolo, lattosio, bicarbonato, benzodiazepine, barbiturici di varia natura e addirittura la stricnina, che in dosi neanche troppo massicce causa la morte. Ragazzi, state lontani da questa droga. È molto molto pericolosa, rovina l'esistenza del tossico e di chi gli sta intorno. Quindi non prendetevela neanche se ve la regalano, provate altro piuttosto. È davvero un bene che sia passata di moda.